Ed eccoci qua con un nuovo appuntamento per DLC Pokémon La Maschera Turchese. Siamo a Nordivia, abbiamo appena affrontato il minigioco qua di andare in groppa al Pokémon da raccogliere bacche. E se si vince il livello più difficile si riceve in premio, a quanto pare, un Munchlax Shiny. Ma da soli è davvero davvero difficile, sarebbe meglio farlo con degli amici, con due che vanno a raccogliere le bacche e uno che rimane lì a spaventare i Pokémon che arrivano. Ad ogni modo, è apparsa una strana figura qui e si è dileguata in questa direzione, quindi penso che voglia proprio che noi la seguiamo, eccola qua. Ovviamente sappiamo già chi è questo perché abbiamo visto dai trailer come si chiama questo Pokémon. Vediamo un po' se però ce lo rivela lui stesso il nome. Magari ci combatte. Chissà. Ciao. Noi siamo con questa faccia tutto quanto tranquilla, sorridente. Magari è il demonio in persona, però hey, è un Pokémon, è tranquillo sicuramente. Lui è Ogerpon. Il bambino misterioso ti fissa da dietro la maschera. Ok, bella maschera. È contento. Ah, ma si vede il suo viso sotto. A meno che quello non è solo un decoy. Riri è proprio una schiappa. Zero abilità nella caccia all'orco. No, l'hai fatto scappare. Ah, sì, è solo un decoy forse quello lì. Chi era quello? Decoy, un diversivo, una trappola, un'esca. Ma allora, lui se ne va sulla montagna. Ecco, mi arrivo, Tato, non scappare. So che ti ha messo paura quella cattiva ragazza, ma io sono buono. Ok, questa è motion capture. Link, non andartene in giro così. E tu, bambino, lo stesso vale per te. Oh no! Oddio! Che bellino! Torna indietro, ti dico, il monte di notte è pericoloso. No, che bellino che è. È il nome del DLC. Una maschera turchese che raffigura il viso di un orco. L'hai raccolta dopo che qualcuno ha incontrato la festa delle maschere e l'ha fatta cadere giù per le scale. Ma chi era? Da dove sarà sbucato? E se fosse un Pokémon? Non sarà mica l'orco quello che compare nei cartelli con la storia. Ma stiamo scherzando? Non mi dire che era tutto vero. Buongiorno Link, buongiorno. Oh, c'è Link, buongiorno. E ti pareva che doveva svegliarsi adesso? Ma poverino. Io e Link dobbiamo parlare, è venuto qui per questo. Vabbè, anche meno aggressiva. La terasfera magari ne sa qualcosa. La maschera della Marchese. Eccola qui. Una mano vuota. Ecco, anche voi vedete la maschera, vero? Ma non è possibile, questa è la maschera del venerabile orco! Dove l'avete trovata? Abbiamo visto l'orco alla festa delle maschere. In che senso? Che c'entra l'orco con la festa? Non era lui il cattivo che nel racconto attacca il paese? Veramente nel racconto sono i tre Pokémon che vanno a rompergli le balle, se proprio vogliamo essere sinceri, eh? Da come il racconto ne parlava. In realtà è successo l'esatto opposto... Beh, no, è scritto bene in realtà il racconto! Ogerpon arriva in città e quei tre vanno a rompergli le scatole, ma scusami! Tanto tempo fa, un uomo e un orco smarriti giunsero a Nordivia, da terre lontane. Il loro aspetto insolito spaventò gli abitanti del paese, che quindi impedirono loro di avvicinarvisi. L'uomo e l'orco si dispiacquero molto dell'ostilità dimostrata dagli abitanti, ma a loro bastava stare insieme per essere felici e si rintanarono nel monte, in una grotta isolata. Il mascheraio del paese, l'unico che provasse pietà per l'uomo e per l'orco, decise di fabbricare per loro una varietà di maschere. Stupende maschere brillanti, ornate di esotiche gemme che lo straniero aveva portato con sé. Indossandole, i due avrebbero potuto celare il loro volto e mescolarsi alla gente del luogo. L'uomo e l'orco gioirono della gentilezza del mascheraio e lo ringraziarono di cuore. Fu così che da quel giorno poterono unirsi alla festa del paese all'insaputa della gente. Le maschere della misteriosa coppia erano così belle da guadagnarsi subito l'ammirazione di tutti. La loro fama raggiunse presto anche regioni remote.
Avendo forse sentito parlare di queste rare maschere brillanti, alcuni avidi Pokémon giunsero a Nordivia. Si introdussero nella grotta in cui vivevano l'uomo e l'orco e tentarono di trafugare le maschere che erano gelosamente custodite in quel luogo. L'uomo, che per fatalità si trovava lì, riuscì a proteggere una sola delle maschere. Ma ormai, privo di forze, non riuscì a impedire che i Pokémon assalitori rubassero le tre restanti. Dopo un po' l'orco tornò alla grotta. Tuttavia vi trovò sotto la maschera di colore turchese e le tracce dello scontro avvenuto. L'orco indossò la maschera e scese in paese, forse con il proposito di cercare l'uomo. Trovò invece tre Pokémon intenti a ostentare con gioia il loro bottino e li debellò. Gli abitanti del paese, ignari dei fatti, non comprendevano cosa fosse accaduto. Tutto ciò che i loro occhi videro fu la figura di un orco infuriato e ne furono terrorizzati. Credettero così che tre Pokémon avessero protetto il paese dall'attacco dell'orco. Li chiamarono affettuosamente beni amici e li seppellirono con tutti gli onori. L'orco, ferito e sconsolato, si ritirò nella grotta isolata del monte vicino. Ma in realtà la storia nei cartelli viene detta come l'orco arriva in città e i tre bene amici lo scacciano. Non è che dice va a saccheggiare la città, no? Va in città. A meno che non è raccontata male, non lo so. Povero Ogrepon, altro che bene amici, quei tre sono il peggio del peggio. È tutto il contrario di quello che raccontano, devo saperlo tutti. Calmati, che ti ho appena detto, non bisogna parlarne con nessuno. Ma... gli abitanti del paese credono ciecamente alla versione della storia che conoscono. Come pensi che reagirebbero se qualcuno desse degli impostori e ben amici che adorano? Beh, di matto. E Riri non è che la conosce già questa storia. Non credo, non gliel'ho ancora raccontata. Perché? Beh, perché venera l'orco, praticamente. Racconterò la verità anche a lui quando verrà il momento. Voi intanto non parlatene con nessuno, abbiamo capito. Però mi sa che Riri ha sentito tutto quanto, vero? Eccolo qui, infatti. E mi sa che non l'ha presa per niente bene, lui. Ah, Link. Senti, ma prima con mia sorella di che parlavate? Nulla di importante. Ah, capito. Aia. Ah, già i cartelli. L'ultimo è un po' distante. Si trova oltre il Monte Orco, nella landa paradisiaca. Bisogna scendere dal monte a nord-ovest. Andiamo? Certo. Sì, dovrebbe stare da ste parti qua. Cavolo, è grossa Nordivia. Il problema è che... il problema è quello che è. Comunque sia... ormai è fatta. Prima di leggere il cartello ti andrebbe di lottare contro di me? Se proprio dobbiamo. Ho catturato un Koffing... tanto per il Pokédex. Ancora Yamma c'hai. Polywrath. Ma no, continua a lottare. Ecco qua Diplin. Sciroppo sublime. Si leva un dolce profumino. Che mi fa calare l'illusione. Ah, profumino praticamente, sì. Invece di fare come attacco, ce l'ha come abilità. Oddio, se ha delle mosse che non colpiscono, magari in doppio, potrebbe rivelarsi utile. Vediamo che dice, va. Se al crepuscolo scorgi una figura approcciarsi fuori dal paese, fai molta attenzione. Nascondi il tuo volto all'istante indossando una maschera. Così facendo, la figura, persona o orco che sia, ti riterrà suo simile e continuerà per la sua strada. Tuttavia, se non hai con te una maschera, prega che la figura sia un essere umano. In tal caso avrai salva la vita e non scorderai mai più di portare la maschera con te. Se tuttavia è un orco, sei anche tu al crepuscolo, poiché il tuo vero volto sarà ormai a lui noto. L'anima verrà separata dal tuo corpo e non potrai mai più far ritorno al paese. Cioè, magari col passare degli anni, Ogrepon si rende conto comunque che le persone che indossano le maschere
sono non i Pokémon che le hanno rubate, perché sono un po' diverse, anche se c'erano Munchidori e, se non sbaglio, anche Okidogi tra le maschere. Non c'era Fezzandipiti, c'era però Enamorus, quella di Pikachu e quella di Ogerpon stesso. Però forse riconosce che sono umani e non Pokémon. Certo, magari l'orco fa un po' paura, ma farsi prendere dal panico e cacciarlo dal paese mi sembra esagerato. Deve essersi sentito solo, emarginato, escluso da tutti. Hai ragione. Quindi anche tu la pensi come me. Dai, facciamo l'ultima foto. Beh, lui è un po' risentito. Bene, con questo abbiamo finito. Io ora allenerò i miei Pokémon per diventare più forte, quindi me ne torno a casa. Beh, direi che possiamo concludere qui anche questo episodio. Nel prossimo mi sa che ci toccherà finalmente la sfida contro o Ogerpon per davvero, oppure anche con la conoscenza dei nuovi tre starter che penso prima o poi ci verranno mostrati. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!